Vediamo se è tutto a posto. Audio del gioco dovrebbe andare bene. Audio della voce. Sì, perfetto, perfetto. Tutto a posto, per una volta. Signore e signori, non solo, buonasera, ma buonasera a tutti quanti. Anche questa sera con Monster Hunter Rise. E abbiamo, dopo aver sconfitto la Narva e anche fatto... No, dopo aver sconfitto la Narva, abbiamo una lunga, lunga, lunghissima strada verso il rango 20. Perché è quello che ci consente di andare avanti nella storia, ma anche comunque sia, per farci belli con gli altri giocando online. Diciamo le cose come stanno. Quindi, io... In effetti non ho giocato in questi giorni Monster Hunter Rise, dopo per l'appunto le live degli ultimi giorni. Non credo di poter però appoggiare nulla in questo momento. Un attimo che abbasso un pochino il volume qua dell'altro schermo, perché sennò potrebbe anche darsi che sentiate un eco. Allora vediamo armi, anzi no, armature, perché in effetti... Allora, forgia, stile, ah, lo stile, giusto. No, per il momento direi che possiamo anche lasciare le cose come stanno qua, perché... No, non mi interessa. In questo momento non mi interessa così tanto farmi bello, farmi avere l'armatura come si deve, intonata. Per adesso. Sono più interessato a vedere per l'appunto. Forgiamo armatura, abbiamo qualcosa per forgiare. Allora, vediamo qua, abbiamo... È la Madonna, 76 di difesa, è la Madonna. E però, allora un secondo, confrontiamo. Quanto mi costa questo? Però il problema è che abbiamo troppo peggioramento per quanto riguarda il tuono. Poi sei senza fuoco meno 1, vabbè. Meno 2 per sei senza drago, però quella tuono che ti passa da 4 a meno 3 è troppo. È vero anche che l'acqua passa da meno 1 a 2 e che quella di ghiaccio passa da meno 4. Eh sì, quelle di ghiaccio e di tuono si invertono effettivamente, quasi. Vediamo invece poi... Diablos... No, questo no. L'aumento di difesa è troppo poco. E poi, va bene che la resistenza a fuoco diventa da meno 2 a 3, però il resto no, proprio no. E invece se vedessi per altre parti, tipo... I guanti, soprattutto i guanti, è vero. Sono ancora 52 i guanti, sono troppo bassi. E l'unico... No, aspetta, abbiamo anche questo. Però questo qua, va bene, resistenza a fuoco che passa da 1 a 4, però il resto tutto in negativo. Tutti abbassamenti, quindi no. E qui abbiamo un aumento per resistenza acqua, resistenza a tuono. Purtroppo si sempre con il damasco qua. È un set che non ti consente una buona difesa. No, proprio no. È un set che di suo proprio ha poca resistenza contro il tuono, anzi. Proviamo. A questo punto direi proviamo, perché migliore difesa. Poi comunque se abbiamo, sì, non è... Cioè, non lo so in realtà, cioè... No, dai, proviamo, perché è vero che c'è differenza per quanto riguarda... cavolo, però l'assistenza drago passa da 3 a meno 1. Devo decidermi però. No, questo no. No. No, aspetta un attimo. Questo no. Troppi deficit poi per le altre caratteristiche. Troppi. Vabbè, ah no, aspetta. Incidenti, mi mancano un artiglio più di... No, mi mancano due artigli più del Rajang. E poi... Un grosso osso resistente più. Mannaggia. Questo sarebbe stato quello migliore, mannaggia. Ma che faccio? Tengo questi, allora forse a questo punto facciamo che tengo questi per il momento. Vediamo invece per i gambali. No, gambali 66 stanno a posto. E allora vediamo un secondo per i piedi. È sempre Damasco, sempre con lui. Vediamo. Allora, visto che in effetti qua con le sette che attualmente ho, con gli skinieri Utsushi che attualmente solamente senza fuoco, poi il resto tutto zero. Cioè, qui in effetti ho due guadagni e tre perdite, però le resistenza drago. Vabbè, visto che sono veramente... Facciamo con questo, o almeno per i piedi proviamo. Icchia, 14.000. Va bene, equipaggiamo. Proviamo così. Purtroppo non possiamo fare più niente. Ok, andiamo a provare. Ah, con la spada lunga? Sì, spada lunga, perché no?
Andiamo a prendere anche un pochino di... Purtroppo mi sa che non ho più pozioni grandi. Ah, no, giusto, aspettate un secondo, aspettate un secondo. Se non sbaglio io ho inviato qualcuno al porto mercantile là. No, non questo, non questo, non questo, non questo. Mi confondo sempre tra più e meno. Se non sbaglio ho inviato qualcuno al porto mercantile per raccattare anche... Esatto. Un po' di miele, un bel po' di miele. Non ricordo se l'abbia già preso oppure no, però. Allora, andiamo a vedere. Mercantile, il mercantile. Ehi. Oh. Ehi, poco e niente. Facciamo una cosa, allora. No, ottimi oggetti, richieste scambio. Trattative, trattative. Affarista calmo. E cavolo, 14. Potevo utilizzare, potevo avere affarista rapido. Vabbè, calmo. Ghiglianda. Ghiglianda, quanti ne ho in effetti? Vabbè. Dai, con una facciamo. Ok. Ah no, stai in alto, lì non sei ancora. Ok. A questo punto confermiamo. Sì. Quindi poi avremo altro dopo. Quindi lasciamo stare adesso. Ritorniamo invece alla base di Kash. Perché ti stai domandando perché domani la live di Monster Hunter Rise è alle 6 e non alla sera alle 22? Approfitto del fatto che domani in effetti io non andrò al lavoro il pomeriggio per una ragione molto semplice. Sì, domani è il mio turno. Domani è il mio turno per la prima dose, quindi sarà o Pfizer o Moderna, visto che in questo momento AstraZeneca e Johnson & Johnson non sono consigliati per soggetti del mio tipo. Finalmente. Finalmente inizio anche io il processo, il cammino verso l'uscita da tutta questa storia. Uscita buona, direi, perché per il vaccino. Oh. Allora, un secondo che intanto prendo qua gli oggetti. Sì, confermo che non ho. Allora, intanto almeno questo li prendiamo. Non ho più, mi rimangono soltanto veramente 6. Ma perché ho tutti questi oggetti? Un secondo. Ho una marea di oggetti qua che non mi servono. La scaglia più del Ratian non mi serve. No. Bomba letame. Cella di fuoco. No. Bacca appiccicosa non mi serve perché non utilizzo armi da lontano. Seme in difesa, sì. Polvere guscio duro, sì. Sacca velenosa, no. Va bene, dai, bomba letame neanche. Ok, abbiamo liberato un po' di spazio. Povero da sparo neanche, per quello che ho detto prima. Ok, spazio liberato. Possiamo andare avanti. Dicevo, ieri sarà finalmente il mio turno per la prima dose del vaccino. Quindi, finalmente anch'io inizio un pochino questo cammino verso l'uscita. Non vedo l'ora, cioè... Il fatto... Allora, un secondo, intanto vediamo qua... Quale fare. Sono tutte difficili, madonna santa. Due Diablos pure, accidenti. Tutto per arrivare al rango 20. Io vorrei provare almeno la prima a farla senza aiuto di nessuno, senza chiamare a raccolta altri. Però, morte dall'alto. Allora, un secondo che questo... Quanto è denaro? 15.000? Cioè, un singolo... però, ehi... Un singolo quanto fa? Cioè, un secondo, abbiamo il Gosarag e il Tetranodon che valgono entrambi 15.120. Quel singolo da solo... Dove stai? Ecco, il Baselgeuse, come si pronuncia lui? Da solo vale quanto il Gosarag e il Tetranodon? Porca troia! E anche le sfide del maestro Sushi, cacciare i mostri a segno, pericolo in vista il Rajang. Ah, è quello che ho provato l'altra volta, sì. Ci riproviamo. Vediamo un pochino cosa riusciamo a fare. Sempre da... Mi ricordo adesso che ho provato per Rajang, però con risultati disastrosi. Prendiamo anche il Dango. Mangia pasto, paga in punti, ho preferito. Facciamo il solito, sì. Intanto, intanto ci godiamo la scelta, mentre però per appunto il fatto... Il problema per il vaccino non è tanto per me. Allora, il mio problema in generale è che io per gli aghi, cioè, riesco a sopportare tranquillamente, però magari la vista un attimo un po', non lo so. C'è una delle paure più tipiche del mondo, vabbè. Che è successo da un secondo lo schermo, che adesso ripeto anche dall'altro schermo. Ah no, era il vassoio! Pensavo che fosse andato... fosse diventato nero lo schermo un secondo. Io
un po' questa fobia degli aghi è molto ridotta, perché ad esempio mi faccio anche analisi del sangue. Magari io mi ricordo ancora una volta, tra l'altro, che mi feci fare l'analisi del sangue, che erano passati 2 anni, credo, l'ultima volta. E non avevo visto le innovazioni più recenti, ovvero del tubo aspiratore che inizia ad aspirarti proprio il sangue in maniera molto rapida. Se non sbaglio, i campioni là erano tipo quanto? 5, non mi ricordo quante provette, però erano un po'. E io mi ricordo quella volta, anche comunque un po' di ansia, magari non paura scelerata, però ansia. Io mi sono messo a fissare questo coso che iniziava ad aspirare, che continuava ad aspirare sangue, così. Con una faccia che anche la dottoressa che mi stava visionando un po' si è stupita. E allora intanto abbiamo qua. Quindi sì, un pochino di... vabbè, in realtà neanche tanta per quello. E poi neanche per gli effetti. O meglio, se ho messo il fatto della programmazione che può variare, e comunque in generale, perché è già successo purtroppo nelle scorse settimane, che per un motivo o un altro ho dovuto modificare in corsa. Ma anche perché non tanto tipo... no, tu muori, no, il segnale 5G, no! Tipo, gli effetti che possono essere scatenati dal vaccino, quelli veri, ovvero ad esempio magari la febbricola, oppure il dolore al braccio sul quale è stata fatta la puntura. E in effetti, se ho tanto dolore al braccio, se devo per l'appunto streamare per giocare, diventa complicato se ho molto dolore al braccio. E quindi è per quello, per essere sicuri, però speriamo di non avere grossi effetti collaterali. Però sono più che altro contento che inizio finalmente questo il percorso verso finalmente liberarmi, o comunque sia essere più tranquillo da questo punto di vista, perché comunque io sono uno di quelli che la mascherina sempre comunque. Allora, un attimo, tra l'altro ho visto poco fa un video di Salvini che, come dire, aveva fatto un uso un po' collaterale, no, diciamo così, un uso un po' fantasioso della mascherina, un po' schifoso, ma un uso anche un po' fantasioso. Non lo linko, vabbè, tanto per chi conoscesse l'account Twitter del Trash Italiano, sta lì, bello. E come dire, è stato comunque un'esperienza vedere quel video. Quei 15 secondi dove se lo strofina, lasciamo stare. Oh, prendiamo un po' di deposito minerario per non pensare a Salvini che si struscia la mascherina sulla faccia. Ecco, l'ho detto. Ma manco fosse un asciugamano, cioè... purtroppo è anche vero quello che ho letto in alcuni commenti, che in effetti lui fa anche il gesto della camera. Quindi purtroppo lui sempre sto cuglione, cioè non è tanto... non so neanche definirlo coglione, perché purtroppo è molto spesso... va bene che c'è scemenza, però molto spesso quelle azioni che fa sono premeditate. Sono per fare scena, per farsi bello, diciamo, verso il suo pubblico. Però rimane comunque lo schifo. Con quello schifo, però a parte questo, domani prima dose, spero di non avere effetti collaterali, no vabbè, non dico strani, però più che altro non pesanti, tipo febbre alta, vabbè, e gli effetti che possono avvenire dopo la somministrazione del vaccino, ma speriamo comunque sia che siano abbastanza limitati. Allora, dove sta però intanto il raggio mentre sto svariando? Mi sa che devo scendere. Sì, prendiamo. No, tu no, tu no, tu no. Però ripeto con contentezza che considerate che comunque io sono giovani, e finalmente poter iniziare a pensare ad un futuro post-Covid forse non è... cioè, un attimo che tanto risalgo qua. Dove stai andando tu? Ah vabbè, di qua, perfetto. Ah no, sono nella direzione giusta, perfetto. Forse dire già futuro post-Covid potrebbe essere un pochino esagerato, ma comunque sia, è in una situazione in cui possiamo prenderla con più calma e con più rilassatezza, soprattutto avere una difesa. Finalmente la difesa ce l'abbiamo, i vaccini. Alleluia, alleluia. L'anno scorso di questi tempi si pensava ancora se fosse possibile avere i vaccini nel 2022 magari, figuriamoci al 2021 con la vaccinazione che sta procedendo. Adesso abbastanza bene anche, nonostante AstraZeneca possa dare ancora dei problemi, Johnson & Johnson, poi per l'appunto le modificazioni delle indicazioni per la somministrazione. Allora, intanto siamo qua. Urla, già urli, già Rajan, già urli, e... ecco. Sì, iniziamo così, sì, perché no? Danno non tanto, però... oh, no, ok, no, questo no! Come evitato esattamente? No, esattamente come evitato? No, allora aspetta, però, se no.
mi lanci anche tu. No! No, 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 no. No, 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 vabbè, non muoio però, cavolo. Non muoio però. Lasciami! Cioè, iniziamo veramente a soffrire. Questo perché ho pensato di non utilizzare un insetto filo per poter avere poi la mossa dopo. Ecco perché. Ecco perché. Altrimenti, ma Dio mio, già iniziamo. Abbiamo già, manco abbiamo iniziato. Ma manco veramente, manco abbiamo iniziato. Stavo parlando del vaccino comunque. Allora, Rajang, senti, domani io ho la vaccinazione, quindi facci un favore, anzi fammi un favore e fatti sconfiggere, non dico neanche senza senza combattere, però un po' più di pietà, per favore. Cioè, che mi sbatti a terra e se non ho l'insetto filo sono morto. Cioè, quanto danno fa quella combo? È un delirio. È un delirio. Vabbè, stavo dicendo per l'appunto. Allora, un secondo qua. Ok, stavo dicendo per l'appunto che nonostante i casini di AstraZeneca, che purtroppo, devo essere sincero, Io non la vedo tanto come fallimento dell'azienda nell'offrire un prodotto valido, perché comunque AstraZeneca è valido come vaccino. Ci sono tanti di testa a provarlo. È vero che ci possono essere casi di trombosi, ma sono comunque casi, da quello che ho letto, che sono di una quantità così infinitesimale che forse in effetti alcune reazioni tipo del ritiro, non dico di lotti difettosi, però comunque l'occhio del ritiro generale sono un po'... Ah, va bene, in effetti giusto. Esagerati, però capisco la prudenza, è giusto, perché si parla comunque della salute della gente, però forse alcune reazioni sono state un po' esagerate. Ma d'altro canto non ha aiutato neanche AstraZeneca con una comunicazione molto, molto deficitaria. E io comunque ce l'ho ancora qua per la questione dei vaccini che... Quante erano? 29 milioni di dosi che erano... accantonate qua a Roma, però comunque erano destinate all'Inghilterra. Cioè, e questo era vari mesi fa, quando avevamo un estremo bisogno di... molto più bisogno di ora, o meglio, quando c'era più carenza di vaccini. AstraZeneca non, ancora adesso non riesce a rispettare tutte... Cioè, madonna santa, tra l'altro, tutte le volte in cui AstraZeneca non ha rispettato gli accordi con l'Unione Europea, madonna. Cioè, e questa è la questo è il fallimento di AstraZeneca. Molto più di un caso su 7 milioni, che mi dispiace anche, figuriamoci, ma un caso su 7 milioni di trombosi. Questo è il fallimento veramente vero, vero di AstraZeneca, che ovviamente non ha aiutato l'impressione generale. Adesso però, AstraZeneca a parte, togliamoci da parte AstraZeneca o Johnson & Johnson, che purtroppo anche lui, nonostante la monodose, si è visto un po' l'opinione pubblica un po', vabbè, non dico negativa, però non dico deficitaria, dico però che questo sto urlando. Fammi esprimere un concetto. Dico tanto nemmeno come diciamo come AstraZeneca, no, mai. Però un po' in ribasso rispetto agli inizi. No! No. Beh, se si schianta così va benissimo, perché faccio i colpi. Faccio anche questo. Sì, l'ho preso. Ah, l'ho preso la pancia, buonissimo. Oh no, ecco, adesso le cose si fanno molto brutte, perché è striato. È elettrico, può sparare il raggio solo al raggio, non come su un Pokémon. Sì però no, non riusciamo. Ho fatto bene a cancellare, ho fatto bene. Non di nuovo! Ma lasciami! Ah, mollami. Tanto adesso vado anche, ecco, esatto, che se non lo fa di nuovo, meno male. Sì. Ok, va bene così. Alla faccia quanti danni. Sì. Grazie per le bolle. Oh, lo scontro. Ma vieni la Turf War. Subito. E adesso ti faccio. Ora ti faccio vedere io. Aspetta, no? Questo invece. Oh, 278 è tanto. Ancora! Sì! Poi, attacco normale, riusciamo a farlo? Va bene. E altro attacco potente, dai! Sì! Oh, questi sono un bel po'. Un bel po' di danni, dai! Dai! Andiamo anche un pochino qua. Che è successo?
fare. Sì. Sì. Ripondo. Dai. No, un secondo perché è andato indietro. Meno male che ha fatto il colpo. Non me l'aspettavo il colpo là. Cosa? Perché rimbalzi? Ah, perché deve essere più dura quella parte. Sta scappando? Sta scappando. Ok, ne approfittiamo un secondo. Pausa. Questa? Devo fare il cambio perché ho Rain da un bel po' di tempo. E anche qui devo fare il cambio con un altro Palamute, un altro Palico. Prendiamo anche erba fuoco. Anzi no, un secondo, riscendiamo. Questa? Scendiamo. Abbiamo un po' di resti qua da prendere. Eccoli là, sì, belli luccicanti. Magari sono anche rari. Vediamo. Pelle dorata del Rajang. Due pelle dorate, va bene, pelle dorate. Intanto vedo una bolla che si è andata via. Vabbè, ne ho abbastanza. Nel senso che abbastanza vita, non che è abbastanza della storia qua. Il potenziamento d'ango se n'è andato, vabbè, che ci posso fare. Prendiamo anche qua. Buono. Altri resti. Prendiamo anche questo. Utilizziamo quanto possiamo utilizzare, perché qua. Sì, 48. Buono, molto buono. Una domanda però. Gli insetti volanti che stanno intorno al radio, che ho visto anche intorno ad altri mostri, che cosa rappresentano? Qualcuno me lo sa dire o... Secondo diciamo. Va bene così. Tra l'altro è stato un colpo anche non buono, non ottimo, non male. Perché sono 55 ma senza illuminare. Cioè, dobbiamo fare molto di più. Sì, non ho visto bene i danni, però ne ho fatti. Signore mio. Quando è che ha fatto la mega pozione? Quando è che ho preso del miele? Quando? Buono, però solamente 4 pozioni normali. Ho più mega pozioni che pozioni. Questo è raro. Gli utenti. Ok, valla a prendere. Oh, sì. Mamma mia, quanti danni che ha fatto con il secondo colpo. Mamma mia. E anche questi però. Allora, a questo punto ben volentieri mi prendo la mega pozione. Panda che spari? Non spara. Perché ho fatto così? Che è successo? Ah, deve essere per la stamina. Aspetta che si sta arrabbiando quanto. E no. Sempre panico con il Rajang. No! Dio mio! Oh, buono! Meglio! Bevo! Tu puoi anche scendere un attimo, però... No! Tra l'altro, poche sfere di tutti. Vabbè, lo voglio catturare, Se riesco, lo catturo, perché così vita di più. Sì. Un po' di vita, se riuscirà... Non devo prendere le parti che proprio non mi fa danno. No. Oh, sì, invece. Buono. Non è che si fa la vita anche lui, no? Qua. Io perché l'ho fatto? Meno male che avevo comunque anche... Ok. Scappiamo, mega pozione, siamo già a 7 che sono rimaste, erano 10, Quanto lo fa a lungo! Quanto lo fa a lungo! No! Ma ha fatto anche l'effetto arcobaleno in un secondo o mi sbaglio? Qui sa? Allora, a questo punto, visto che abbiamo poco, mettiamo anche qua. Oh, abbiamo stamina. Tanta stamina. Avviso di servizio. Nel caso doveste vedere che magari la live termina all'improvviso senza che voi capiate il perché, ve lo spiego subito. Nei giorni scorsi purtroppo qua a San Vito ci sono stati un po' di problemi di elettricità. Nel senso che ci sono stati dei blackout anche frequentini, piuttosto frequenti. Tipo anche l'altra sera ce ne sono stati 2 di fila. Ieri un altro. Oh, aspetta, scontro? Scontro? Mi sa di sì. Dove verrà? Oh, aspetta.
Madonna santa il Rajang! Mio Dio, no! Madonna santissima il Rajang! Mio Dio! Ma cosa fai? Aspetta, mo cavalchiamo. Ne approfittiamo. Bello, io... Calmati tu. Oh, iniziamo. Mia, il Rajang è veramente scatenato. Ho colpito? No, mi sa di no. Però no, devo sbrigare. Vai. Farò una mazza. Avanti, sbrigati. Oh, ho un altro attacco potente. Ce la facciamo? Riusciamo a farlo, dai. Dai, non riusciamo. Vabbè. Però se combattono ancora, magari il Rajang stesso diventa... No, se ne va. Vabbè, dai. Siamo riusciti a fare quello che potevamo, perché cazzo, il Rajang ci ha dato di brutto qua. Mi è andato attraverso. Mi è andato attraverso. No, 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 no. Questo attacco qua non lo fai, stavolta non me lo fai. No, no, no. Oh, stavo per dire con calma, ma se tu mi prendi così diventa complesso. Veramente il Rajang comunque. Beh, i danni ho fatto danni, eh. Grazie anche a due cavalcate, ma i danni li ho fatti. Buono. Io qua non capisco cosa avevo fatto. Aspetta, riusciamo a fare. Sì. Va bene. Va bene così. Va bene così. Va bene così. Vita pochissima. Mega pozione. No, aspetta, no. Ho cancellato? Ho cancellato, sì. Sì, perché non pensavo che facesse la stremata, sì. Però sarà anche stremata, ma decente. Poteva fare essere molto meno. No, scarso, perché non l'ho fatto il secondo colpo. Ok. Non ce ne hai di energia, eh. No, no, ne hai. Ho provato una cosa. Non male, perché volevo provare a mantenere senza utilizzare l'insetto. Ho rischiato. Solo un colpo? Oh. Però adesso facciamo questo. Due colpi. Buonissimo. Come ti sei lanciato dall'altra parte, Rajang? No, però. Vai. Buonissimo, buonissimo. Malissimo, malissimo, malissimo. Neanche se sto tiro, quindi si fa. No. È incazzato un'altra volta. Striato. Striato, striato, striato un'altra volta. No. Striato. Manco vostri pippo. E Rajang, puoi anche sparare quello che vuoi. Due pozioni normali, però. Sta arrivando? Sta arrivando anche qua. E tra l'altro fa un problema, perché non c'è tanto spazio. Sapete che c'è? Qui sa. Se riusciamo, vi saliamo, perché qua lo spazio non c'è. Qua lo spazio non c'è. Sali. Facciamolo anche salire. C'è qualcuno che sta arrivando? No. Rajang, eccoti qua. Bello del papà. Dove vai? Stai qua. Colpo che tra l'altro mi mette fuori uso un secondo anche. Insetti filo. Facciamo colpire, sì. Occhio. Buono. Anche parti. No. Aspetta un secondo. Sta scappando? È quello che vuole capire. No. Pensavo che stesse scappando in realtà, ma cosa sta facendo? Impazzito. Non sa dove. Oh. No, 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 sa bene. No.
come sta tirando? Cosa sta prendendo? Ah, Rhyme forse. Mamma mia. Mi hai passato soltanto. Non ha fatto altro che passarmi sopra. No! Quanto avevo di vita? Poco. Poco, in effetti, poco. Ma quanto ha di raggio quel colpo là? Quando scende, quanto ha? E che rumore fa la felicità, soprattutto? Qui sa, eh? Ne approfittiamo anche un po' per la cote. Hai fatto la cote? Fai la cote. Adesso la fa. Okay. Ma salve! No, 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 passa pure, tranquillo, passa, 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 passa. Io ho altri progetti, tranquillo, tu puoi andare. Vai, 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 vai. Perché non vai? Vai, vai. Se l'ho già, ho un raggio che mi attende, se l'ho già. Cosa ti fissi? Cosa guardi in giro? Di là, vai di là, vai, su, 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 forza, vai, vai, vai. Oh, no! No, no, allora, qui sta subito, via. Capiamo, qui sa, capiamo. Vai, vai. A zampe levate, qui sa. Via. Via, 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 via. Non tira Rajang, tra l'altro. Ah, no, è là. No. Allora, sarebbe buono se riuscisse ad attirarlo verso il Rajang, ma... Vabbè, se n'è andato. Ma in effetti io ho le puzzole. Le prendo sempre, ma visto che vanno sempre nella board, nella cassa oggetti, e non le prendo mai per le missioni. Mannaggia, mi scordo sempre. Un secondo, perché qua dobbiamo ritornare dal Rajang. La strada non dovrebbe essere così lunga, no? Magari qua. Dovrebbe essere qui. Eccolo là. Ci siamo. Dove stai andando tu? Prendiamo anche un altro insetto filo. Siamo a tre. Oh. Tra l'altro, ultima vita e poi... Che si vede. Io ci provo comunque da solo, eh. Almeno stavolta. Oh, lo posso cavalcare! Cavalchiamo il Rajang, ragazzi! Sì! Sì, ti sbatto contro tranquillamente. Guarda quanto lo sbatto. Volevo dire... No! Lanciamo! Sì. Due. È giusto. Perché adesso ho fatto E adesso giustamente perché ho fatto con l'insetti filo. Con l'insetto filo supplementare, giusto? Vai anche con questo, vai. Dai, che sei anche bloccato, dai. Cosa vuoi fare? No, fai comunque, lo so. Oh, belli questi danni, bellissimi. No! Madonna santa, mi fa sempre. Perché non ho preso altre pozioni? Mi sono scordato di prendere le pozioni. Cioè quelle normali, perché le mega comunque non le ho. No, 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 no. Ok. Io potevo l'aiuto anche con la... Sì, buono. Buono, l'ho preso bene, dai. Buono, buono, buono. C'è un qualche altro mostro che mi dia una mano qua? No? No, va bene. Oh, no. Cosa fare? No, si è mosso in tempo. Riuscire a farlo stavolta. Sì, stavolta una buona. Oh, oh, e se ne scappa via. Ma vieni. Quanto gli manca ancora di vita, però. Ok, a questo punto ho l'occasione, quindi direi anche di tornare all'accampamento, perché tanto la strada dovremo comunque fare. Un attimo, perché se no devo prendermi delle pozioni, che se no qua non si riesce a fare. Sì. Oh, Deo gratias. Deo gratias. Mi prendo anche questi, ma... E dato che ci sono, dove stanno le puzzole? Puzzole?
Puzzole? Dove stanno le puzzole nel... Vabbè, intanto ordiniamo. Ma le puzzole dove stanno qua? Staranno tipo all'inizio, perché comunque sono un oggetto consumabile. Diverso da tutti i resti dei mostri. Dove cavolo stanno le puzzole? Dove... Qual è la loro... No, l'icona dove riconoscerla, ma... Esattamente. Allora, vediamo un secondo qua. Velenosa. Carne cruda. Avvelenata. No, 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 no. Sgombro coltello che se ne frega, no. Dove stanno le puzzole? Dove stanno? Forse alla fine. No? Allora, nella borsa oggetti non ci stanno. Dove stanno quelle maledette puzzole? Non le vedo perché esattamente. Dove accidenti stanno? Scusate, stavo controllando un attimo una cosa. Tra l'altro qua ho 1910 gusci di bacca che tanto non mi servono. Dove sta? Dove? Dove sono le puzzole? Suona strano, ma dove sono le puzzole? Dove cavolo le ho messe? No, no, saranno qua. Ma non le trovo! Cioè, qua abbiamo tutti Magnamalo, Aginat, sì, va bene, Gossarag. Dove abbiamo buoni difensori, abbiamo uova d'argento, abbiamo... No. No, 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 no. Non le trovo, non mi viene in mente l'icona, ma dovrei riconoscere dall'icona. Tu intanto affila quanto vuoi. No. Non posso perdere troppo tempo purtroppo, perché già abbiamo il tempo contato qua. Siamo quasi alla mezz'ora. E tra l'altro si è spostato. Ah, è vicino. Ma vieni. Buono, buono, molto buono. Dov'è l'oggetto che mi dà? Allora, aspetta un secondo. Ce l'ho, stemma demoniaco. Questo è quello che aumenta l'attacco. Sì, sì, mi serve adesso, mi serve e come? Solitamente non ne faccio uso, però è vero che ho già tra l'altro l'amuleto che mi dà il bonus di attacco di base. Però a questo punto, a male estremo. Speriamo che serva estremi rimedi! C'è tra l'altro anche un resto là, perché non lo so. Oh, bene, andiamo anche di colpi in aria così, No, che ho fatto qua? Non quel... Tra l'altro in ritardo l'ha fatto, tra l'altro troppo in anticipo. Sei riuscito a caricarmi per bene, l'avessi fatto un po' più tardi, però... Aspetta, olè, va bene. Continua così. È un... Sì! Oh, buono. Mi sa che adesso si va un po' di spam di questa mossa, perché fa tanti danni, ma non posso, non fa tanto. E il lanciamento con insetti fi. Oh. No, mi dispiace, non so. Subito. Dov'è? Di nuovo? No. Mi ammazza. Rain, grazie. Rain. Sì, ma... Dannazio. Accidenti. Prendiamo tutto. Comunque sia, prendiamo tutto. Accidenti.
Se li fa. Se li fa. Secondo tentativo da solo. Tra l'altro riproviamo con la spada lunga perché mi sto trovando bene con quella. Non so se riuscirei a fare con un nemico di questo tipo con il falcione da insetto. Perché forse si muove tanto, ma soprattutto è troppo piccolo. Quindi mi sa che non riuscirei a colpirlo abbastanza. È grande, ma non è grande come altri mostri. Con altri mostri mi risulta più facile andare con il falcione, perché ovviamente c'è più superficie sulla quale andare. E poi, visto che si muove molto velocemente, diventa complicato seguirlo per gli altri colpi. Potrei andare anche con... No, il corno mi sa che... Allora, controlliamo in effetti il corno, va? Devo fare un attimo un check. Il corno... Spada lunga, vabbè... No, scusate. Il corno da caccia. No, ancora non abbastanza. Spada lunga... Sì, 180. Ah, tra l'altro giusto, qua... i gioielli. Scegli i gioielli, giusto? Perché mi sa che, avendo messo qua... il nuovo guanto... No, questo... Cos'è che ho cambiato? Ah, questo! No, 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 vediamo nella cotta sinopri che ho. Il zenith. Ah, ce l'ho già. Dovrei farmi di nuovo i gioielli, però c'è un problema, i soldi. Gli spicci. Prendiamo oggetti. Ah, vabbè. Tra l'altro non ho avuto manco il tempo di utilizzare le altre pozioni normali, quindi ce l'ho tutte e 10. A posto. Sì, ma a questo punto, scusate, le puzzole, dove cavolo stanno? In che parte del menu stanno? Che non le trovo. Sotto menu, vediamo. No. Voglio... No, no, non rifornisci. Dove cavolo stanno le puzzole? Dove sono finite? Non le trovo. Non possono essere un oggetto che ti rimane soltanto durante... una sessione di gioco e poi non riesci neanche a metterle in saccoccia, no? Oppure sì. Qua purtroppo mi sa che tale. Aspetta. Ah, giusto. Tutti. Vediamo. Ah, uso supporto. Vediamo. Supporto, munizioni. Altro. In effetti se la classifica come altro è un problema. Tutti. Uso supporto. Vediamo. Balca, bevanda, razione, bistecca. Seme demoniaco, seme difesa, negasiero, polvere demonica, polvere demoniaca. No, non trovo. Non trovo, non trovo proprio. Vabbè, lasciamo stare, basta. Purtroppo non ho soldi per... Riprendiamo con la spada lunga, sì. Non ho soldi, quindi posso permettermi se mai un dango grazie a tutti i punti che ho accumulato, 34.000. Ordiniamo ancora quello preferito. E andiamo. Saltiamo l'animazione questa volta. 2 su 3. Me l'immaginavo prima, ho fatto 3 su 3, quindi non si può avere sempre fortuna. E allora... Allora, un secondo. Ah, giustamente, il dango ce l'ho. Minoto, perdonami, ma per la terza volta di fila io ci provo con questo cavolo di Rajang. Se non va bene neanche questa volta, purtroppo mi arrendo e vado di richiesta. Perché posso ben immaginare che per quelle che stanno vedendo, vedere fare lo stesso mostro 50.000 volte, poi tra l'altro neanche per un 5 minuti, no, no, già prima ho fatto mezz'ora, non è la cosa migliore per lo spettacolo. Quindi provo un'altra volta da solo, perché un po' d'orgoglio lo voglio avere. Oh, tra l'altro domani prima di diventare, almeno prima di essere vaccinato, un po' d'orgoglio, cioè, ho ancora l'orgoglio. Però oh, mi metto un pochino più centrato. Ok. Sì. Allora, come prima, più di prima. Visto che siamo nella pausa, diciamo, perché comunque sì, devo andare a ritrovare Rajang un'altra volta. Per chi avesse visto le programmazioni di questa settimana, avrà notato che questo venerdì, che venerdì non c'è Smash. Venerdì, perché è stato spostato a giovedì. Anche se in realtà, in effetti, vorrei provare a fare Smash in giorni un po' diversi, per vedere un pochino... Per fare delle prove, magari anche farlo tipo giovedì e venerdì, non soltanto il venerdì. Però questa settimana soltanto il giovedì, perché venerdì
abbiamo Mario Golf Super Rush. Eh sì, è la nuova uscita di questa settimana. E in effetti io non ho mai giocato un Mario Golf in vita mia, se non la demo del World Tour su 3DS. Ma in generale neanche Mario Tennis, soltanto la beta di Mario Tennis 66 qua su Switch. Quindi ho visto che comunque sia delle cose che mi interessano, mi intrigano, tipo Speed Golf mi interessa, mi ha intrigato sin da subito. E allora mi sono detto, beh, perché non comprarlo? E a quel punto di conseguenza, beh, perché non portarlo in live? Almeno questo fine settimana. Scendiamo? Stasera mi bu... Stasera mi... Niente, oh, non riusciamo a farlo completando. Da questa parte... Di qua. Quindi sì, questo fine settimana, sia venerdì alle 22 che sabato alle 17, se va di Mario Golf. Tra l'altro io ho anche già visto un filmato online di una persona che non so come, ma temo per mezzi illegali. ha già in mano, magari, oh, ha trovato una coppia in anticipo, è possibile, eh? Altro che improbabile, è molto possibile. Se è europeo poi soprattutto, perché ho visto in passato casi di... dove cacchio sto andando? Ah, è sopra, mi sa. È sopra, non giù. Credo. Vediamo, dov'è? Sì, è sopra. Prima era iniziato giù, però si inizia la grande. Sì. Disputa territoriale, avanti. Menatevi. Mamma mia. Il Rajan sempre, ogni volta gli fa un male cane. Menatevi. No. Tra l'altro abbiamo tre di questi. E vabbè, non serve tanto qua, perché comunque devo andare di... Ah, no, in realtà sì. Però... No. Oh, finalmente un buon attacco. Ah, che danno da veleno, perfetto, grazie. Un altro attacco potente, riusciamo a farlo. Sì. Oh, ma vieni, vai. Punescilo, fagli male. Vabbè, dai, va bene così. Gli ha fatto un altro da veleno, perfetto. Sì, ma andiamo. Ancora. Vai, 21 anche. Quanti danni? Questo è l'inizio. Oh, di culo, ma questo è l'inizio. Perché è proprio all'inizio che c'è già la distruzione territoriale. Ecco, appunto. No, non posso iniziare così che muoio, no. Dopo il colpo di fortuna, no. Quanto è che ho preso? Deve essere che io prendo le cose comunque in automatico. E prendo anche qua del miele, molto importante. Così ho già delle mega pozioni. No. Colpo di guanche. Beh, però, se tu lanci via anche quando ti elettrifichi. Però. Una cortesia me la fai. Oh mio Dio, no. Troppo qua? Sì, buono. Proviamo a evitare questo colpo orribile. L'ho preso all'ultimo. Va bene anche così. Ok. Non ok. Ok il cavolo. Ah, sta fuggendo. Va bene. Dai. Va benissimo così. Va bene. Qui sta? Oh, anche un po' di vita. Grazie. Aspetta. Oh, ok. Non abbiamo altro? E qui mi sa che è andato giù, però. Sì. Ci riproviamo. Stasera mi butto. Oh, siamo riusciti a farlo completamente. Stasera mi butto soltanto per te. Ok, 48, buono.
però non ti tramortire. So che è difficile, però. Va bene. Solo un colpo, però buono. Allora, Rajang, non ti capisco. Quella è roccia. Cosa prendi la roccia? Che hai visto? Hai visto Magna Malo sulla roccia? Che è successo? Non è che non ci vede. No, è impossibile che non ci veda. Non è che come i fratelli che vede con... No. Lo dubito. No. Riusciamo a evitare... No. Però questo magari... No. Siamo a due no, proprio seccati, eh. No. Inchia! Ah, no, ragazzi, no. Non posso morire qua. No. Ryan. Grazie. Ma anche tu! Cosa mi fai un altro colpo di raggio? Quanti ne hai? Quanti solo a raggio hai tu? Ma io pensavo che magari dopo uno già un attimino ti mettessi con calma. Un secondo, proprio magari fai altre mosse. No, un altro! Io strunzo. Ma ne hai fatto anche un altro poi tra l'altro contro il muro di roccia. Che non c'era niente da prendere. Non capisco, non c'era neanche Rain. Non penso che Rain è qui del vostro passaggio di là. Ma poi almeno tu... Che puoi? Non riesci a bloccare il colpo quando parte? La bocca si chiude, poi magari ti si trancia. No, madonna, che brutta immagine. No, ok, va bene. Rajang, ti ho capito, va bene, Rajang, ok. Lasciamo stare. Perdonami, Rajang. Proprio, che brutta immagine. No, non di nuovo tu, no. Non ho neanche la pezza. Tra l'altro qua... Vabbè, dai, possono bastare perché temo che comunque muoio un'altra volta, no. Anzi, no. No, se riusciamo a... No, perché... Ah, che cosa sto dicendo? Già penso che non... Che verrò sconfitto un'altra volta. No. Ok. Rifacciamo. Torniamo indietro. E andiamo a prendere. Prima del delirio di prima, stavo parlando di Mario Golf Super Rush. O meglio, più che altro che per l'appunto questo weekend ci dedichiamo a lui. Un secondo qua. Troppo un secondo. Oh, ok. Vabbè, in sostanza sono molto curioso di provare soprattutto modalità avventura, perché da quello che ho visto... Allora, io di Esis ho visto un po' di cose prima del... Intanto mi da dirlo. Alcune cose prima del lancio, e avevo visto che la modalità storia era molto basica. Tanto basica. Qua sembra che abbiano fatto qualcosa di più. Non credo che raggiungerei fasti... Intanto tu puoi anche andare da un'altra parte, bravo. Non credo che raggiungerei fasti dei giochi per Game Boy Advance di Mario Golf e Mario Tennis. Però ho visto un po' più di cose. Ho visto per l'appunto che puoi girare. Tra l'altro sì, è nello stesso video che mostrava la intro. Ah, ecco il miele. Infatti, eccolo qua, è questo qua. Che puoi per l'appunto... Ah, è da questa parte. Che puoi girare in una zona centrale, che ci sono lezioni da prendere, che giochi tra l'altro con il Mii. Perché in Aces giocavi come Mario e le statistiche, se non sbaglio, erano già fisse. Non è che ci fosse così tanto, o meglio, c'erano delle modifiche proprio leggerissime che comunque non contavano per multiplayer. Qua invece, in Aces ha il Mii, che quindi subisce anche le modifiche delle statistiche, i miglioramenti, che poi si riflettono anche quando giochi con altri, che sia in locale, online, con la CPU. E poi ho Speed Golf, cioè proprio io appena l'ho visto, o meglio, già alla prima visione ho pensato quanto è figo, ma poi anche rivedendo altri video, eccetera, eccetera, ho troppo voglia di giocarci, ho troppo voglia di provarlo, eh? Online soprattutto. Ehi, posto nuovo per il Rajang, eh? Questo è nuovo. Quando mai sei stato qua? Ma quando mai sono stato anche io qua? Non è che c'è un accampamento da queste parti? Infatti qua mi manca. Cioè, questa è una di quelle zone dove mi manca anche aver trovato un singolo accampamento. Non è che... Oh no, non fare storie tu. Tra l'altro non ho preso i resti che stavano sopra. Oh. Non lo utilizzo ancora. Ah, è andato. Ah, è giustamente. Che l'ha tirato, giusto, è vero. Ci sta. Questo però no, ma ci sta con qua.
Ah beh, quindi stavo dicendo che il golf, per l'appunto l'idea di giocare a golf tutti in contemporanea, manco fosse un Battle Royale. E quella, come dire, mi ricorda molto come Aces mi ricordasse tanto uno gioco di combattimento, per quanto tu fosse strano, perché per le dinamiche del come si scambiano i colpi, della racchetta che si può anche rompere, della epicità di certi momenti, perché io ho provato comunque la beta, certi scambi possono essere veramente molto emozionanti là. Mi ricordano tanto un gioco di combattimento. Ecco qua, Speed Golf mi sembra. Con Speed Golf mi sembra che Camelot sia in qualche modo. Vabbè, impressione da prima ancora che ci giochi, però dai filmati, comunque prelancio, mi sembra che sia riuscita in qualche modo ad applicare questo concetto, o comunque sia questa dinamicità. Questa dinamicità, questa. Oh, questa epicità che c'era in tennis anche in golf. Non pensavo con un simile Battle Royale, però ci sono riusciti. O meglio, è un tentativo che secondo me potrebbe riuscire. E poi, altro particolare, i costumi di Wario Valvini. Fantastici! No, veramente, apprezzo molto che Camelot abbia iniziato a dare dei costumi che non siano soltanto quelli base di Mario, Luigi, Daisy, Peach, eccetera, eccetera. E che per l'appunto varino in base allo sport. Apprezzo tantissimo, da più personalità anche al gioco. È un cambio che non pensavo, che mai avrei pensato potesse essere così interessante, potesse essere così di così grande, di così importante. Ma oh, fa anche quello. E vedere Wario con il cappello da cowboy fa come se fa. E questo però invece non fa. No. Sì, anche se non come avrei voluto. Vabbè, dai, faccio i piedi. Quando è che riesco a toglierli un pezzo? Dai. No, peccato. Ehi, dai. Chi è che ha colpito? E la madonna, che salto che hai fatto! Dove vai? Dove stai andando? Vabbè. Intanto qua, riusciamo a prendere questi resti di ossa, visto che ci siamo? Oh, reliquia dragosto. Vabbè, a questo punto io un secondo esploro. Quello che cos'è? Oh! È stata qui sa fare il verso così, perché... Oh mamma, oh! Il Rajang, se ci batto di questo? Mi sa di sì. Oh, tra l'altro vedere le andando avanti. Vediamo, perché vorrei capire, da queste parti c'è un una base di accampamento che si può utilizzare oppure no? Oppure soltanto per scena no. Però non c'è altro. E tra l'altro mi sa che qui abbiamo proprio il limite. Aspetta qua, aspetta. Che c'è di qua? Sì? Che c'è di qua? Qui sa? Un salto, perché prendiamo anche questi. Uno. Due, tre. Aumentiamo anche la stamina così. Resistenza. No, allora, questa zona l'ho già vista altre volte, mi sa. Era quella parte di là che non avevo ancora visto. Non è che magari qua in mezzo ci sta. Il sottofilo ce l'ho. Sali. Ok, questa parte mi è nuova. Non fare cavolate, tu. Questa parte mi è nuova, sì. Si vede che devo ancora esplorare bene tutte le zone. Cosa scivoli? Dove vai? Che scivoli? Viene! Va bene che diventano 5 le pozioni, però le mega pozioni
8. Preferisco così. Un attimo, perché stiamo esplorando tranquillamente con il raggio che nel frattempo non è neanche lontano in realtà. Il raggio che mi sa che è sopra. E c'è un modo per salire qua? Allora, parte così. Oh. Voglio vedere se c'è qualcosa qua sopra. Questa? Fammi saltare. Oh, no. Non c'è niente, ma... Vediamo, vediamo. Perfetto. Allora, qui ci sono già stato. Il raggio, tra l'altro, è là. Un secondo a questo punto. Perché? Perché voglio capire. C'è una base di, per l'appunto, ripeto, c'è una base d'accampamento da queste parti? Aspetta, forse se salgo là. Allora un secondo. Esatto. Poi... No! Avanti adesso. Scala, 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 scala. Si va l'air. No! Sì. Dove stavi andando? Perdonami. Cioè, stavi andando su un muro. Manco fossi Naruto. Vabbè. Deposito. Qua non c'è, però. Qua. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Anzi. Ah, sì, sì, sì. Sali, 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 sali. L'effetto là del vulcano, del fumo del vulcano. Sembra dipinto. Sembra seriamente dipinto. No, mi sa che qua non c'è quello che spero. Ci fosse. No. Poi di là, se non sbaglio, c'è anche la zona per poter cadere. O comunque non stiamo troppo lontani. Vabbè. Questa? Abbiamo comunque un mostro da prendere, quindi direi di tornare da lui. Anche no, si è spostato leggermente. In sottofilo. In sottofilo. Dov'è? Dov'è? No, non tu. In sottofilo. Eccolo qua. Non lo vedevo. Ah già, ti sei spostato un'altra volta tra l'altro. Vai della patta qui, sa? Aspetta, di qua. Un attimo di calma e pace prima del nuovo delirio, ma ce l'ho con il Rajang. Eccolo là. Prendiamo anche un pochino di deposito. Ma sì, ma perché no? Ma chi ce lo vieta? Con chi te la sei presa stavolta? Non con me. Io che c'entro? Chi è? 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 Che vuoi? Che vuoi? No! Siamo. Parti rotte, sì. Grandi ragazzi. Andiamo a prendere qua. Solo un colpo. Ah. Brutto quando fai così, No. Una pozioncina e poi mettiamo sulle mega pozioni. Sì, e ovviamente diciamo che il caldo è tanto, quindi ho iniziato anch'io a mettere l'aria condizionata quando sto in camera. Mega pozione. Quindi se mi vedete fare con il braccio un secondo così, è per il telecomando per azionare o spegnere. Non provo a tenerla sempre accesa. Provo a fare un po' di altro da allenare, vuoi per le condizioni per non consumare eccessivamente, ma voi anche per... Oh! L'aria condizionata eccessivamente e fare consumo eccessivo della condizionata poi magari può portare a... Oh, esiste anche la cosa dell'aria condizionata. Meglio evitare. Oh! Oh sì! Ah, perché giusto l'ho fatto quando ho fatto il colpo, è vero!
È vero, non mi viene mai in mente di farlo perché comunque è rischiosissimo. Sarebbe... Oddio, ma Rajang! Limitiamoci... Ma io stavo andando via! Ma... No, più che altro mi sa che io ero andato essenzialmente via, ma una... Un centimetro mi è andato contro... Uno... Si è sentito? Non so come. Ho fatto un verso strano e non si è sentito, mi sa. O magari perché non è abbastanza alto il volume qua dell'altro schermo. Mamma mia, Rajang. Mamma mia, Rajang. Che rottura di balle. Ma il fatto è che io... Vabbè, qua tra l'altro anche peggio di prima. Cioè, speravo meglio. Dai. Però è proprio rompiballe. Ma è un rompiballe supremo. Vai per la... esattamente l'evoluzione. Ah, è qua, eh. Sa, qui sa. Brava qui. Che rompiballe. Cioè... di qua, sì. Direi. Sì. Ma neanche un po' di pietà. Ah, giusto. La stamina. Dovrei scendere da queste parti, no? Quindi dove sta il buco? Dove sta il buco qua per scendere? Ah, di là. Dovrebbe stare di là. Ma in effetti anche qua, no? Cioè, poi scendo anche da qua. In effetti è giusto. Scendo anche da qua. E poi vado di qua. Esattamente. Senza fare giri ancora più lunghi. Vai. Andiamo alla morte! È già carico! Ecco appunto! Madonna! Ma non è possibile! Ma perché non ha fatto la bistecca? Che è successo? Non là. Vogliamo il fuoco là. Non sugli avambracci. Altrove sì. Tipo, sul sedere. La testa magari anche. No. Che finale di merda. Di merda, no, lo dico proprio. Che finale di merda. Oh, perché ho rischiato a fare il colpo speciale. E quindi là. Sapete che c'è però? Io purtroppo con la spada lunga ho il problema che non ho tutte le mosse, perché devo ancora fare la prova del signora Sushi. A questo punto io quasi. Sapete che c'è? Invece di provare già con i compagni, io mi faccio la prova con i compagni, magari, chiedendo aiuto. Quella per avere l'altra mossa qua della spada lunga. Perché in effetti ho soltanto fatto la prova del falcione, sì. Quindi, cos'è che ho qua? Pesci oggetti. Beh, stanno a posto. No, aspetta. 8. Ok. A questo punto io faccio la prova del maestro Sushi. Sì. Tanto credo che valga anche quella, no? Quella me la faccio con... oppure no? Sì. Andiamo per la... Questa è per la spada lunga. Per la... Allora, vediamo. Ma me la fa fare o... Ma le... Ah no, mi sa che me la fa fare. No, aspetta, dove stanno le sfide? Ah, no, non me ne... No, dove stanno le sfide? Io voglio le sfide del maestro. Ah, sapete che c'è? Facciamo una cosa. Parliamo con lui direttamente, va? Ah, mi sono in sfida, eccole qua. Ah, eccole qui. No? No, non è questa. Invece... No? Infatti...
No, ma tanto tornano, perché poi arrivo a livello 20 e poi so che tornano. Cioè, me lo sento. Cioè, non è che me lo sente, che immagino che sia così. Sì, ma le missioni per... Dove cavolo stanno le missioni per... Forse devo andare a vedere... Missioni furia, no? Obiettivi secondari, miele... ma l'ho colto, aspetta, non è che... Vediamo. Ah, non li avevo attivati. Ok, vediamo. Tieni 4 creature di supporto. Vabbè. Vediamo, non è che stanno magari qua. No. Forse qua. Sto cercando di capire perché. Ah, aspetta, forse sono queste. No, è di Yomogi. No, non c'entra. Dove stanno le missioni? Tu spedizioni invece? Ah! Ah sì, giusto, giusto, è vero. Oh, alla grande. Qui senza limite di tempo. Non l'avevo ancora fatte queste in effetti. Ah, finalmente senza limite di tempo. Non c'è più mio denaro perché grazie al cavolo. No, non c'entra qua. Giovane ben vestito che ti propone questa missione. Dove stanno le missioni? Dove stanno le missioni? No, non voglio... Le missioni... Forse queste sono davvero. Vediamo. No. Dove stanno le missioni? No, scusate un secondo allora. Perché non mi ricordo più dove stanno le missioni per le armi. Scusate un secondo allora, va. Scusate un secondo. No, perché devo capire. Allora. Scusa se sto cercando, ma perché devo capire bene. Aspetta, mi sa che ce l'ho già. Un secondo.
Ok, quindi la grande spada è il rango 5 da quello che vedo. Vediamo. Dove sta? Ah, eccolo qui. Oh, domina, sì. Questo per la balestra. Non la manca. Ah, eccole qui. Adesso lo trovo. Oh, spadone, no. Martello, no. Quindi sei. Eccolo qui. Questo sì. Eccoci qua. Ed è qui che la sblocco. Ichia però. No, lo Zinogre e Mizuzune insieme, no. Però in compagnia. È in compagnia. Stavolta sì, in compagnia sì. In compagnia sì. Tra l'altro immagino tutti quanti con lo spadone. E mi sa di sì. Mi sa di sì. Sì, questa però veramente perché è un po' complicata. Fa niente che divido il premio, fa niente. Sperando che non muoia nessuno. Che non muoia io. Che poi va bene, rango 6. Però voglio farla abbastanza presto presto questa. Perché voglio vedere, tra l'altro, vediamo un pochino meglio le varie skill del... Ok. Vai, vai. Sì. Enough of that. Ok, ho fatto tutto, credo. Oh, spada lunga. Sì, che spada lunga, un po' di cose. Sì. Sì, cosa controlla fare? Vai! Oh. Acqua. Acqua time. Di questi tempi così caldi, non dimenticate like, non dimenticate like. Non dimenticate mai che l'acqua è un bene prezioso. Oh. Io un secondo attenderei perché magari la gente non arriva. È una missione anche un pochino particolare questa. E più che altro abbiamo anche due mostri da cacciare. Non uno, due. Lo Zinogre e Mizuzune. Sempre con la spada lunga, quindi... Un secondo di pausa. Eh sì, mi sono preso anche degli appunti di cose di cui parlare. E perché magari, lo sapete... Non si può sempre pensare agli argomenti sul momento, qua bisogna magari presentarsi un attimino con un piccolo, un copioncino, una scaletta di vario tipo. Scaletta che sta qua, un follettino del cavolo. Però visto che ci siamo, la settimana scorsa abbiamo avuto il Nintendo Direct delle 3, quindi abbiamo finalmente avuto più una visione migliore delle uscite di Nintendo per la fine, da qui fino alla fine dell'anno. O meglio, da Skyward Sword HD fino alla fine dell'anno, al di là di Pokémon. Quindi abbiamo per appunto ritorni tipo WarioWare, Ninja Advance Wars, che è tornato così all'improvviso, grazie a Way Forward tra l'altro. Mario Party, perché, oh, tra l'altro bellissimo, perché io veramente, quando c'è stato l'annuncio dell'update di Mario Party, di Super Mario Party, ho pensato, vabbè, a questo punto non arriva nessuno, eh. Se non arriva nessuno, a questo punto io me la faccio da solo, perché, cioè, annullo questa e me la faccio da solo. Perché, tra l'altro, io... Cioè, non lo so. Perché non arriva nessuno? Ah, raga! Oh! Dai! Sassordi, eh! No, non questo. Sordi, dai. Raga. Niente. Siamo avanti così. Io annullo in effetti la richiesta. E cioè proprio è lì, torno alla base. La rifaccio, se, mi rifaccio anche il danno a questo punto. Aspettiamo altri 3 minuti. Ma non tanto per il fatto del danno che della barra della vita dello Zinoki e del Mizuzune, che comunque fino a quando sono da solo rimane è normale, ma perché non ho il supporto di Rain? Perché sono soltanto con Quisa. Cioè non ho il supporto del Palico che mi manda anche le bolle di vita. È un deficit questo. Se non devo giocare con altri, a questo punto meglio rinunciare e rifare senza la richiesta, no? Vabbè, quindi stavo dicendo per l'appunto. Che tra l'altro io stavo dicendo, pensavo che visto che c'è stato un aggiornamento importante di Super Mario Party con online, che non avremmo avuto un altro Mario Party quest'anno. Ovviamente Andy Cube l'ha pensato diversamente. E a questo punto viene anche da pensare che stessero già lavorando, avessero già fatto molti lavori per online di Mario Party Superstars. Abbiamo pensato, ma perché no? Perché non portarlo anche su Super Paper Mario, dato che su Super Mario Party, che è Super Paper Mario, non stiamo qui, anche su Super Mario Party, dato che ci siamo, no? A questo punto, tanto, diamo una piccola anticipazione e poi il resto con Mario Party Superstars. E vabbè. Ma io purtroppo, da
per sua una scavata, è anche un pochino temprata dalle intemperie, comunque, no, vabbè, scherzo a parte, comunque sia da deficiente, ecco, diciamo le cose come stanno. Già penso al futuro, ma non soltanto a che cosa annunceranno il 20 di settembre, fine settembre, ottobre, eccetera, eccetera, ma perché altro a come vedremo gli annunci, perché, o meglio, io vedendo questi due direct di quest'anno, quello di febbraio e quello di giugno, ho capito che c'è un certo modus operandi di Nintendo di questo periodo. E lo vorrei anche confrontare con quello del 2020, cioè modus operandi 2020. Perché 2020, pandemia che imperversa, Nintendo che non ha le certezze, che non ha neanche le minime certezze su come andrà la sua lineup dello sviluppo dei giochi. Quindi, oh, abbiamo un'aggiunta, perfetto, alla grande. Siamo in due. Buonasera. Andiamo subito. Via, 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 via. Dove stanno? Dove stai andando tu? Ah, prendere. Vabbè, io non ne ho bisogno. Andiamo, andiamo. Quindi, l'anno scorso, diciamo che un po', vabbè, non dico che notassero a vista a vista, anche se sembrava dalla comunicazione, però comunque sì, è una pianificazione molto più elastica e soprattutto con comunicazione molto estrema con giochi tipo Age of Calamity, Iron Warriors, annunciato a 2 mesi dall'uscita, cioè rendiamoci conto, o la collection di Mario annunciata 15 giorni prima, che è una cosa che non ho mai visto in vita mia e non credo che la vedremo mai più, cioè è una cosa abbacinante. Abbiamo avuto, oh, siamo già tre. Abbiamo avuto annunci anche un certo tipo il mese prima, ma 15 giorni prima per un titolo che poi è quasi sul 10 milioni di copie distribuite, cioè rendiamoci conto. Va bene che è collection di titoli vecchi, quindi c'è il fatto che non devono comunicare in una maniera così lunga e prolungata l'appeal, perché la gente conosce già l'appeal di quei giochi. Ma oh, 15 giorni, non si è mai vista una cosa del genere per un titolo di questo tipo. Mai vista, mai. E confrontiamo invece a quest'anno, dove abbiamo il ritorno dei Direct. Il tanto desiderato ritorno dei Direct. Se riuscisse a salire, perché c'è già l'altro che ci sono già i due che stanno andando. Mi sa. Eccoli. Oh, ci siamo. Guarda soltanto. Se riuscisse a colpirlo. Quindi, a parte quello che abbiamo avuto ritorno nei direct generali, perché l'ho avuto comunque in parte nel showcase, per le stesse parti, il direct di Mario, molto ridotto comunque. Ok. Va bene, vigliacco. Però, se riuscisse a colpire. Vabbè, abbiamo il cambio. A parte il ritorno dei direct generali, abbiamo anche visto che Nintendo in effetti comunica in un certo modo. Ovvero, da quello che ho visto io, la stragrande maggioranza dei titoli che annuncia, di cui comunque parla in un direct, sono titoli con date. Cioè, pensateci un attimo. A febbraio abbiamo l'annuncio in occidente, comunque sia, torna a parlare di Famicom Detective Club, e da una data, maggio. Pokémon Snap aveva già una data per fine aprile, quindi non è stato neanche. Non hanno neanche parlato di Snap. Comunque ci sarebbe stato anche l'evento di Pokémon, allora era anche inutile farlo più volte. Poi Famicom Detective Club per l'appunto. 14 maggio. Poi annuncio di Miitopia, che esce il 21 maggio. Annuncio di DC Super Hero Girls, che esce il 4 giugno. Annuncio, mio dio, annuncio anche, già stiamo per morire, no, 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 annuncio anche, annuncio anche di, per l'appunto, Mario Golf Super Rush, che esce il 25 giugno, cioè tra 5 giorni. Tutti i titoli con data, tra l'altro anche tutti i titoli, ah no, giusto, anche Skyward Sword HD con data il 16 luglio. Tutti i titoli che sarebbero usciti da lì a 5 mesi, perché per l'appunto febbraio, da febbraio a luglio sono 5 mesi esatti. D'altro il direct è stato metà febbraio, quindi perfettamente, proprio perfetto.
Qui sa dove cavolo sta andando. Qui sa. Qui sa. Le eccezioni. Oh, dove? Dove? Dove la disputa? Dove? Dove, ragazzi? Dove? 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 No. Sì, 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 sì. Cavalco io, eh. Cavalco io e non si discute. Cavalco io. C'è qualcuno da cavalcare o... Suona strano, eh. Ma quello che voglio dire. Potesse capire lo sticker. Oh, buono. Tra l'altro sono entrambi da prendere, quindi. Oh, alla grande. Vabbè, dai, tutti i colpi. Quindi, per l'appunto, da febbraio. Oh, non ho fatto in tempo. Da febbraio a luglio, tutti i condati. A parte due titoli. Anzi, diciamo di meno. Perché Project Triangle Strategy, comunque sia, è titolo Square Enix. Quindi, cioè, va bene che Nintendo pubblica con Occidente, però in Giappone è un titolo che è tutta responsabilità Square Enix. Tutta, quindi l'avrà annunciato per quello, che così non è un titolo suo di first party, ma anche per la demo che è stata rilasciata subito dopo il Direct, anche, giustamente anche quello fa. E poi Splatoon 3, titolo Nintendo first party, per cavolo, titolo importante, cioè, con uscita generica per il 2022. Tra l'altro Splatoon 3 che non si è neanche visto al Direct delle 3, perché ovviamente si può fare, lo possono fare, tanto noi tanto online up che permetterò di non dover sempre parlare delle stesse cose nelle stesse minuti. Ciao Sony. No, scherzo a parte. Intanto questo ti ricordo delle 3 di anni passati, sempre con Days Gone, con Spider-Man, per quanto belli e apprezzabili, un po' hanno ripetuto, ma a parte la battuta. Poi andiamo alle 3 di quest'anno. Cosa fa Nintendo? Mostra la lineup da quello che rimane della lineup da luglio. Anzi, meglio, vabbè, da luglio, perché comunque sia Skyward Sword HD è uscito a luglio, esce a luglio. Da settembre fino a dicembre la rientro. Quindi per l'appunto. Secondo. Oh, sì, dai. No, dai. Sì, facciamo anche questo perché sì. Ma vieni, grandi coppie, grandissimi. No. Oh no, 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 oh no. Non farò meno questo. Prima di... No, non sotto di me. No, no, non su di me. No, 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 no. Dicevo, annunciano che cosa? Annunciano WarioWare Guided Together, che esce il 10 settembre. Annunciano Metroid Dread, per la gioia del mondo intero, esce l'8 ottobre. Annunciano Mario Party Superstar, Mario Party, come ha fatto la voce del campo, che esce il 29 ottobre. Non mostrano Pokémon, un'altra volta, non mostrano Pokémon, ormai Pokémon proprio separato dai Direct. Annunciano Minged Advance Wars, che esce, oh mio Dio, no, che esce, oh mio Dio, che esce il miele per le mega pozioni, miele, sì, che esce, oh, che esce il 3 dicembre, vabbè. E poi mostrano un singolo titolo first party per il 2022, ovvero Breath of the Wild 2, o comunque si chiamerà il sequel di Breath of the Wild, perché tanto Nintendo ha già detto di avere un titolo per il sequel, ma che non ce lo dico, perché se no si capisce subito di cosa è la particolarità del gioco, cioè la trama. Bene, sarà una cosa tipo Spirit of the Time, Breath of the Time, perché già si è visto qualcosa che potrebbe implicare il viaggio nel tempo, già siamo alle figate, alle teorie assurde. Benissimo. Perché Link diventa liquido? Quindi, per l'appunto, secondo me, anche al Direct di settembre, barra ottobre, perché, ripeto,
è la rete del 3DS. L'ho detto l'altra volta. Il 3DS quest'anno, se non sbaglio, è molto più in là, quindi l'ottimo inizio ottobre, perciò ci vorrà un po' prima di vedere il Dynasty, secondo me. A meno che non facciano comunque nel solito, poi a due parti. E poi dicono terze parti, se volete, spero che ci sarete. Saranno, poi. Soprattutto. Secondo me, anche a quel Direct vedremo. Soprattutto, vedremo un po' di titoli in arrivo per... Ah, eccola qui! La Fetor Bestia, dove cavolo sta? Dove cavolo sei, Fetor Bestia? Dove cavolo stavi prima? Mi sa che l'ho persa, mi sa che... Sta nel menu qua adesso? Eccola qui, la Fetor Bestia. Oh! Vabbè, dove sto andando loro? Dove sto andando io, anzi... Un secondo, che mi ritrovo. No, sono sopra, mi sa, Sono. Dove sono? Sono sopra. Devo salire. Vabbè, continuo a parlare. Un secondo che prendo anche questa. Oh, quanti residui. Stanno là sopra. Devo andare. Devo trovare. Devo. Dove sta l'altro? Eccolo. Non voglio prendermi la festa, raga. Speriamo. Tra l'altro si è anche già allontanato. Qui sa? Seguiamo questa strada. Quindi, ripeto, secondo me anche a settembre vedremo un po' di titoli in arrivo... direi fino a marzo barra aprile. Direi più verso aprile. I primi 4 mesi, perché tanto già a gennaio abbiamo Pokémon. Ancora una volta. Molto frequente Pokémon questa volta. Quindi non vedremo il titolo per gennaio. Però febbraio sì. Marzo sì. Eccoci qua. Oh, altra sfida, perfetto. No? Andiamo dallo Zinogre oppure no? Oh, ci vedo soltanto io. Oh, vabbè, mi sa che stiamo pensando qua. Ok, va bene. Ho capito. Cambio di programma. Vieni. Ah. Adesso ok, però adesso no. Dicevo, titoli Nintendo First Party con data, perché così fa Nintendo, fino ad aprile. E poi... Ok. No, e poi magari un titolo dei propri. Ho annunciato comunque che mostra, già annunciato ma che mostra un po' dopo un po' di tempo, con una generica data del 2022. Potrebbe essere Donkey Kong, potrebbe, no, Xenoblade, secondo me è uno di quegli annunci che a settembre potrebbe anche esserci con uscita entro la fine dell'anno fiscale, quindi entro marzo. La butto lì, la butto lì, tanto avrò torto, ma la butto lì. Quindi il titolo che potrebbe essere annunciato a settembre con uscita fin là, quindi al di là di, una, di un periodo per il quale Nintendo si sente fiduciosa abbastanza da dare una data, potrebbe essere tipo il tanto numero di Donkey Kong. E forse in effetti ci sarebbe Bayonetta 3, perché comunque il titolo che non si è mai visto per certi versi, anzi, cioè abbiamo visto il 3 in grafica, ma in game mai, quello potrebbe essere il colpo o... il classico titolo con cui chiude un Direct con data 2022 generica, però gente felice perché non solo per la millenni. Perché se uno vuole fare un commento un po' più approfondito sulla dinamica degli annunci, o così in generale, perché Nintendo si opera in un certo modo. Ok, oh, andiamo a sbattere, andiamo a sbattere, andiamo a sbattere. E uno. Uno solo, perché volevo sbattere anche contro l'altro mostro. No, ho sbagliato. Pure? No. Non ci fosse anche quello ad ostacolare. Oh no, la scivola, no. Dicevo, perché se uno volesse fare un confronto più approfondito, meglio andare a vedere un pochino il pensiero dietro questo mondo super.
tra 2020 e 2021. 2020, navigazione a vista, come ho detto prima, a meno, o meglio, pianificazione molto elastica, quindi intendo che rimodella la sua pianificazione originaria andando incontro alle esigenze di sviluppi che si ritardano, comunque sia titoli che devono vedere date cambiate perché ci sono dei vuoti da riempire, e con incertezza fino alla fine. Quest'anno invece diciamo che a metà tra come facevamo in passato Nintendo e l'anno scorso, o meglio molto più verso come facevamo in passato piuttosto che l'anno scorso, perché i direct ci sono, abbiamo delle date, abbiamo più titoli annunciati volta per volta, non una alla volta come l'anno scorso, a parte il direct di Mario. Però Nintendo, se avete fatto caso, prova a limitare quanto più possibile, cioè da il contenting, diciamo, chiamiamolo così, per quelli che vogliono vedere di più nel lungo periodo. Però, allora un attimo, perché qua saliamo da questa parte. Però la stragrande maggioranza degli annunci con questi titoli di cui parla sono annunci per cui non soltanto l'uscita è breve, ma può anche darla, cioè sono titoli dei quali Nintendo è da una data che, dalla quale non si smuovono. Notate anche questo, perché gli altri magari possono anche dare delle date ma rinviano. Nintendo. Oh, lo Xenoblade già! Oh, ma vieni. Allora un secondo, ragazzi, trappola. Ah no, aspetta, la missione è, se non voglio cacciare. Si può anche intrappolare o. Vero? Stata scoperta. No. Ma no, che balle! Che balle! Qui sa? Andiamo di cota. Quindi, per l'appunto, non soltanto Nintendo annuncia titoli, ma dà anche delle date per questi titoli. Date che, per l'appunto, non vengono modificate. Perché Nintendo, purtroppo, quello che è successo in passato, nel recente passato, è che quando c'è stato il rinvio di Animal Crossing da 2019 al 2020, ma non soltanto quello, anche rinvii per Fire Emblem o Yoshi's Crafted World, Nintendo ha visto comunque delle critiche, comunque sia, non so come dire, anche giorni in cui ha perso in borsa. Ed è questo che purtroppo l'ha resa più critica, o meglio più restia a dare date per titoli più a lungo periodo, se non con per l'appunto periodi vaghi tipo 2022, senza dire tipo primo trimestre, seconda metà, eccetera. Ora, ovviamente, questa politica l'ha iniziata ad adottare l'anno scorso, o meglio, in teoria doveva adottare l'anno scorso, ma apri di cielo, Covid, quindi incertezza estrema, perciò Nintendo ancora più del solito, ancora più di quanto dimenticato, noi annunciamo a vista sul segno, noi annunciamo un titolo alla volta quasi, seguiteci se volete. E le stesse parole ha detto, no, abbiamo bisogno di Direct comunque, vabbè, tenetevi di parte nel showcase. Quest'anno, per fortuna, grazie a Dio, abbiamo un medio termine di prospettiva ogni volta, ma non il medio lungo, se non con per l'appunto delle eccezioni molto ridotte. Oh, è un andante. Che bello riuscire a fare una caccia. E scappiamo nel mostro, prendiamo. Ora, il Misuzune è bello. Dov'è? Vediamo. Ah, è qua! Qui sa? Kote? Dall'altra parte! Eccolo. Sì, è qua. No, il Somnacant. Che ci fa il Somnacant? E la soluzione qui mi sa che è giù. No, aspetta. Dov'è? Ah, ho sbagliato io, è vero. Ecco perché. Avevo mirato il Somnacant. Ecco che è successo. Mettiamo una ricondizionata perché non ce la do un po'. Quindi, per l'appunto, dà delle pilloline più per il lungo periodo, ma si limita principalmente al medio termine, il che è
Il che mi sta bene. Comunque meglio dell'anno scorso. Immagino che ci siano persone che vogliono comunque più una pianificazione a medio lungo. Comprendo, però diciamo che a me va bene anche avere annunci per i quali devo attendere mesi, non dire mesi ma anche anni. Vabbè, lo so, però The Wild 2. Diciamo che ci sono delle eccezioni che concedo, però a me piace più avere degli annunci senza dover aspettare anni. A parte delle eccezioni, tipo che ne so, il mono della console, ad esempio, dove devono vendere l'idea della console, del suo futuro, e là posso anche capire di più che ci siano annunci più a lungo termine. Ma lo vedo più comprensibile. Fare annunci di tipo 2 anni dopo che la console è già lanciata, tutto quanto, per i quali bisogna attendere 2 se non 3 anni. Ok, lo so Zelda, va bene che c'è stato anche il Covid, però li vedo un po' più negativamente. Oh, più che altro dal punto di vista comunicativo, sto dicendo. Ma non è che schifi i giochi soltanto perché devo attendere 2 anni e passo per giocarci, Mi sembrerebbe anche normale. Diciamo che per l'appunto il focus sul medio termine, con la pillola di lungo termine, di medio lungo, se non proprio lungo, mi sta bene. Quindi per l'appunto mi va bene che continui con questa politica, intendo. Oh mamma santa, potrebbe essere cosa vuoi. Tra l'altro non ho più pozioni. Mega pozione 1. Oh, aspetta. Sì. No, dai, per tanti, dai, tanti. Tanti. Sei arrivato? È arrivato qualcun altro? Ah no, è qui. Quisa si è messa su Mitsutsune. Eroica Quisa! Quisa è un eroe! Avanti! Olè, sulla coda. Purtroppo figuriamoci che posso fare cose con spaccare la coda in questi contesti. Allora, è già lento di Mitsutsune, quindi mi sa che forse... Forse non è neanche troppo lontano per lui il momento di farsi... di morire. Fugge. Aspetta, l'accampamento è qua vicino. Ma sì, si sta avvicinando l'accampamento, quindi a questo punto mi prendo un pochino di pozioni. Scusate che stavo trattando. Mi prendo un po' di pozioni e via! Ma vieni! Ma subito! Oh, e tra l'altro anche un po' di vita così mi ripullo la vita. Oh! Purtroppo mega pozioni, stiamo sempre là a niente. No, cassa scorte, no! Vai, raggiungiamoli. Ora, Nintendo potrebbe anche cambiare all'improvviso questa dinamica, quindi magari già a settembre abbiamo... un maggior focus. Oh, lotta, perfetto. Abbiamo già più titoli che vengono annunciati. Riesco a salire? Fate salire una volta ogni tanto. Avremo più annunci per il lungo periodo. Oh, può anche darsi perché Nintendo. Quindi magari tu sei anche in grado di capire un attimo, ma poi quelli cambiano e poi via. Purtroppo è anche Elden Ring. Però secondo me anche a settembre vedremo tolti gli annunci con data fino ad aprile, perché comunque si devono anche coprire il periodo della Golden Week, magari tipo che ne so, con un Tomodachi o con un Kirby nuovo. Sono quelli i titoli che vedo più papabili per quel periodo. Tra l'altro, anche se in effetti un Tomodachi potrebbe anche essere annunciato poi, in realtà il titolo è annunciato in un direct, quindi può anche darsi che un Tomodachi non si rischia il trattamento dei Rink Adventure, dei Brain Training. Ah, comunque, adesso che ci penso, piccola previsione, questa è un'altra pillola di previsione. Io non vedo neanche impossibile che... no! Aspetta, io! Sì! Dai, sempre uno. Vabbè, dai, ho fatto danno. Aspetta. Oh, cavalco un'altra volta. Sì, mandiamo. Stavo dicendo, non vedo improbabile che Nintendo annunci altri titoli in arrivo per quest'anno
al Darito anche al di fuori, cioè a parte, io sto parlando più che altri titoli che escono poi anche in negozio, perché abbiamo già visto, perché titoli che escono soltanto sul liscio possono farlo tranquillamente al di fuori del Direct, eccetera eccetera. Però ad esempio, ovviamente io non parlo di titoli enormi, immensi, perché da quel punto di vista dei titoli importanti Nintendo ha già mostrato le sue carte. Però che ove tipo uno Star Sebi, un annuncio, un Direct con uscita per novembre se non dicembre, Direct tipo di settembre, probabile. Oh, grande ragazzi. Un Picross 3 di nuovo, che tra l'altro gradirei tantissimo, perché il primo su DS giocato tramite video sulla console di Wii U e il secondo su 3DS li ho apprezzati non assai di più. Può essere un annuncio di un Direct per l'appunto di settembre con uscita a dicembre nuovo, ma anche al di fuori del Direct, tipo se c'è un software tipo Ring Fit Adventure, quindi che si basa sul ring con un focus diciamo su casual, vabbè, sul pubblico allargato diciamo così, può essere benissimo annunciato al di fuori di un Direct con uscita il mese dopo. Cioè, abbiamo avuto anche l'esempio recente di Game Builder Garage, la botola di videogiochi, che è stato annunciato il mese prima fuori di un Direct, stessa cosa, tra l'altro titolo, altro titolo uscito a giugno, stessa identica cosa, uguale, tra l'altro sarebbe anche fatto dallo stesso team PD4, quindi ci sta. O magari anche Brain Training, per fare un esempio. E faccio questo esempio con tutto che è già uscito Brain Training su Switch l'anno scorso. Perché? Molto semplice. Poco tempo fa è stata rilasciata una indagine da parte di Nintendo, comunque un sondaggio. Nuova abilità per la spada. Oh, finalmente. Adesso voglio vedere meglio. Voglio capire un po' che voglio carpire nei segreti di questa abilità. E per l'appunto, però, questo sondaggio aveva due cose. Una, la domanda: ma voi comprereste un WarioWare 4999? E per l'appunto, alle tre, tic-tacate. L'altra, però, era: questo per il pubblico americano, ma voi comprereste un Brain Training a 39,99? Per chi non lo sapesse, Brain Training è uscito, quello per Switch, in Giappone e in Europa, ma non in America. Alcune teorie parlavano di regolamentazioni specifiche che impedivano l'uscita di Brain Training veri e propri, così come classicamente fatti. Quindi, può anche darsi che dopo due anni, che dopo due anni dall'uscita giapponese e quasi due anni da quella europea, perché si separavano per cosa? Sei giorni? Una settimana? Esca anche in America Brain Training. Ma può anche darsi che sia Brain Training per Switch 2. Diciamo un capitolo più ricco, perché da quello che ho visto, quello per originale per Switch prendeva vari giochi, varie cose da quelli originali, però non aggiungendo più di tanto da quello che ho visto io. A parte i tornei online, comunque sia le competizioni online di giochi mentali, che suona strano però ok. Quindi, per l'appunto, se è un nuovo Brain Training, anche quello è un titolo che può essere annunciato al di fuori di un Direct con uscita un 1-2 mesi dopo l'annuncio. Anche quello. Quindi sì, diciamo che in prospettiva potremmo anche vedere una cosa di questo tipo. Che poi ricordiamoci, Nintendo cos'è che ha detto? Ha detto che avrebbe riempito di giochi quest'anno fiscale. E vedendo anche il Direct direi che ci siamo. Ma visto che si parla di anno fiscale, questo vuol dire che hanno roba anche per febbraio e marzo, a meno di peggioramenti clamorosi della situazione Covid, che non... diciamo così, per quella situazione Covid. No vabbè, non dovrebbero accadere. Speriamo che non accadano. A parte per Nintendo, a parte per i videogiochi, ma in generale. Speriamo. Con tutto che c'è la variante Delta, che per fortuna i vaccini, da quello che ho letto, sono efficaci contro la variante Delta. Ma il problema più che altro è che è molto, che ha una facilità di diffusione maggiore di altre varianti. Deo grazie per i vaccini. Però meglio stare attenti a questa situazione. Meglio stare attenti. Perché magari anche in Inghilterra si è visto che i casi stanno riaumentando vertiginosamente. Però per fortuna almeno il numero di morti sembra essere molto più basso rispetto a quanto si vedeva prima con lo stesso numero di casi. Non ho visto bene quello, non sto vedendo bene i numeri di ospedalizzazioni. Che ci fai qui sta sola alla camera tu?
No, anzi, no, va bene, va benissimo così. Ti sei messo davanti alla camera. Vabbè, questo è il protagonista, va bene. Però l'importante è che non ho visto i numeri per appunto ospedalizzazioni, però credo, suppongo che siano anche quelli molto inferiori rispetto a prima, perché ho vaccini. Oltre al fatto che ovviamente abbiamo personale, vabbè, in tutto il mondo c'è personale medico che ovviamente sa già come trattare, sa meglio come trattare le situazioni di Covid. Ma guarda questo come si è messo in primo piano. Bellissima, brava questa. Ok, parentesi ulteriore sul Covid fatta. Che facciamo? Andiamo forse meglio a tenere per domani per fare, per provare. Ah no, giusto. Magari domani proviamo con il Rajang. Però questa sera, per finire, vediamo un secondo l'abilità. Vediamo. Eccolo qua, modifica abilità scambio. Eccoci qua. Quindi, combo spirito rotante. Si trasforma in lama spirito. A partire dal terzo colpo. E in seguito da lama spirito. Da spirito terza a spirito rotante. Uffa robo, uffa robo. Vediamo, vediamo, vediamo. No, questo non c'entra. Questo in effetti. Sì, che non lo faccio mai. Ah, non lo faccio in realtà. Forse. Vediamo. No, 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 no. Proviamo questo. Allora, vediamo. Si trasforma in lama spirito a partire dal terzo colpo. Perché qua invece... Sì. Vediamo. Ok. Taglio separatore, spirito invincibile. E lo devo provare. Proviamo. Perché invece ho l'altro colpo con il falcione? Perché ho utilizzato molto di più, forse. Per vedere un secondo. Modalità di scambio. Sì, perché ne ho... infatti. Com'è che la prendo la prima? Perché ne ho tre. Cioè, qua ne ho tre, però nella, con l'altra arma ne ho due. Devo bloccare l'altra. Spada lunga. Un secondo, com'è che sblocco l'altra abilità qua? La prima? Ma perché non me la dà allora? Cioè, perdonami, la prima, dammi la prima. No? Non ho capito, forse perché è, una, è un'arma diversa questa? No, cioè nel senso che questa è l'arma che mi ha dato Fugen, se non sbaglio. Quella, la sua lama, forse per quello. Non lo so. Devo indagare di più a questo punto. Vabbè, comunque si è sbloccato un'altra abilità per la lama. Per la lama, un'altra delle due abilità scambio. La devo provare meglio, però. Magari in allenamento la provo. Però per questa sera direi che va benissimo così. Abbiamo fatto, abbiamo provato due volte con Rajan. Poi ci siamo, abbiamo, ci abbiamo dato dentro con... con i due, con Zinogre e il Misuzune, bloccando per l'appunto questa abilità. Ma in effetti il rango io, dove lo posso vedere il progresso del rango? Vabbè no, lasciamo stare anche questo. Magari me lo vedo anche più tardi, domani, più tardi. Quindi sto caricando le puntate, le live delle giornate scorse su MP Rewind. Cerco di mantenere un ritmo per quanto possibile, abbastanza, credo, con buona frequenza. Speriamo di riuscire a mantenerlo. A breve stai ho già iniziato a caricare anche le live del periodo delle 3 Summer Game Fest. Quanto prima, se forse proprio domani già, sarà caricata quella dedicata all'evento di Ubisoft, il grandissimo evento di Ubisoft. Sì, perché ho deciso di separare quella Ubisoft. Ho fatto la live con sia l'evento Ubisoft che quello Devolver Digital, ma ho deciso di separarli anche per comodità, per di fruizione, ecco. Il link ad MP Rewind, il canale di YouTube, di archivi di Twitch, è
qua sul canale Twitch, così come anche all'altro canale di YouTube, in attesa di contenuti nuovi, MPTV. La programmazione qua già c'è qua, poi magari se volete anche essere informati in maniera più costante, il mio canale di Twitter, il cui link è anche qua sul canale di Twitch, sulla home page del canale di Twitch. Per il resto, vi ringrazio per la presenza, vi ringrazio di aver visto e ci vediamo domani. Do post vaccino per l'appunto, quindi aspettatevi magari anche qualche commento se mi viene su quello che ho visto. Vabbè, non credo che ci saranno tante cose da dire a parte se non... Ma comunque se ci vediamo domani e per l'appunto ripeto, anche per la questione vaccino, che magari ho qualche sintomo, che tipo il braccio indolenzito che mi impedisce di andare in live come vorrei, ma comunque in generale ricordatevi che possono esserci dei cambiamenti, però non pensiamo a queste eventualità, dai. Mentre guardate, tra l'altro conquista che dopo essere stata in primo piano per un bel po' adesso sta bella tranquilla, vi lascio e ci rivediamo con Monster Hunter Rise. Questa volta spero, cioè ci provo comunque da solo con Rajang, magari meglio. A domani. Ciao.